Volevo sapere, visto che ci sono argomenti ridondanti nel suo film, quali nepotismo, clientelismo, politica marcia se vogliamo, soprattutto in un periodo in cui di fatto il suo film riflette quella che è la condizione attuale dell'Italia. Volevo sapere se, sebbene sia una commedia, sia anche, si possa anche considerare una pellicola di denuncia, se vogliamo. Io penso che sarei già onorato di avere per questo film la considerazione di una commedia all'italiana, perché penso che la commedia all'italiana con la quale io sono cresciuto come spettatore, per me è stata come un libro di storia, cioè mi ha fatto capire, conoscere il paese, le persone, gli italiani, anni che io non ho vissuto, no, perché non c'ero. La commedia italiana me li ha fatti vivere invece, mi ha fatto capire i meccanismi, le dinamiche di questo paese. E la commedia è stata da sempre, pur avendo poi come caratteristica quella di essere molto divertente, la caratteristica di avere in più una connotazione di denuncia sociale, cioè di essere ambientata in un'Italia che spesso era quella del dopoguerra, no? Un'Italia analfabeta. Le lacerazioni e le contraddizioni di un paese sono il compito di una commedia all'italiana. Io spero che questo film sia una commedia all'italiana, appunto, un film molto divertente che però offra motivi di riflessione su quello che è il livello etico di questo paese, cioè dove il rispetto delle regole è la cosa forse meno importante, e questo porta poi, come dire, a nascondersi dietro la politica, dietro la responsabilità della politica. In realtà questa è colpa nostra, cioè è colpa di un paese abituato alla corruzione, alla clientela, al non rispetto delle regole, ma questo non è colpa della politica, è colpa di chi non rispetta le regole. C'è un paese spaccato in due, c'è un paese di persone per bene e c'è una metà di persone che non ha nessuna voglia, perché non ha nessuna voglia di rispettare le regole, che sta bene così. Va bene, la ringrazio molto e complimenti per il film. Scrivo recensina.it, siamo sul web. Allora, volevo fare una domanda. Come si sta sul web? Molto bene, molto bene. Volevo fare una domanda. Allora, il suo personaggio, come sempre, è carismatico, è estremamente trascinante per simpatia e anche caricaturale, se vogliamo. Quello che volevo sapere, lei cosa si aspetta da questo film? Nel senso, qual è il messaggio che secondo lei e che auspica arrivi alla gente? Ma io mi aspetto soprattutto un pubblico giovane, un po' grazie, io non sono così giovane, però sono giovanile, no? Anche la mia biografia da Zeliga, altre cose che ho fatto, penso che di riuscire a parlare ai giovani. E quindi mi piacerebbe che attraverso la comicità, un film comico, qualcuno si possa avvicinare a un tema che comico non sarebbe, cioè la politica, insomma, che poi non è proprio la politica nel nostro film, si parla dell'istituzione, perché lui viene eletto non presidente del Consiglio parlamentare, viene eletto presidente della Repubblica, che voi sapete nel nostro paese non ha poi ruoli esecutivi, legislativi, ha un ruolo un po' più formale, istituzionale, di controllo. Ultimamente Napolitano sta facendo cose ottime, tra l'altro è anche un bel faro per tutti noi. Beh, lui è un personaggio mio, è un piccolo bibliotecario di un paesino qui del Piemonte, abbiamo girato a Sause di Cesana, in Val di Susa, con lobby della pesca alla trota, nei torrenti, quindi che non è mai stato a Roma, forse neanche fuori dal Piemonte, cioè sai, quelli umili ma sinceri, sì. una brava persona, insomma, popolana e popolare, che per un errore, adesso non sto a raccontare i dettagli del film, viene eletto Presidente della Repubblica, e quindi va a Roma, va al Quirinale, si trova in quei palazzi, è come avere un elefante in una cristalleria, mettere tutto il Parlamento, li manda a casa tutti i corrotti, dove ci sono e ce ne sono, ahimè, nel nostro film almeno, e poi però alla fine si dimette anche lui, perché dice, riconosce che uno come lui può solo dare una scorta ai adolescenti, 16-17 anni che leggono pochi giornali, guardano poco telegiornale, se tramite questo film gli venisse voglia ogni tanto di informarsi un po' di più, di seguire un po' di più, potrebbe essere anche un bene. Ce lo auguriamo. Grazie e complimenti. Grazie a voi. Arrivederci.